direi che tra le due, tra le due, devo dire che la Roma mi ha fatto vedere qualcosa di più. La Juventus sinceramente non mi è piaciuta, perché contro una squadra arrendevole come l'Udinese questa sera, il 2-0 doveva segnarlo molto tempo prima. Ha rischiato, perché il gol segnato dall'Udinese, scusate se lo dico, per come l'ho visto io, è un gol regolare. La Juventus ha dovuto giocare contro una squadra che si è chiusa e non si è mai mossa, invece la Roma ha giocato contro una squadra che l'ha giocato aperto, c'era lo spazio, c'era profondità. Morata e Coman sono due buone ragazze, hanno, secondo me può essere loro il futuro. Questa è la nota positiva. Dai tre minuti che ho visto mi è bastato dai tre minuti sì, a te quando ti ho visto mi è bastato tre secondi. Io me lo per segno, capire. Se lo dice Marocchino, che in tre minuti ha capito che Morata è buono. Io ti do ragione. Vede subito che al di là di Morata, però dai, la Juventus che impressione ha fatto rispetto alla Roma? Sufficiente. Ma guarda, io non sono d'accordo con Domenico su questo fatto, perché la Roma ha giocato contro una squadra, sì, non grande squadra, però molto organizzata, certo, e ha impensierito più di una volta la Roma. Sì, sì. Quindi a me è piaciuto di più la Roma che non la Juventus. Sì. Guadagno? Secondo me non si può dire che c'è una squadra che abbia impressionato di più, semmai che tutte e due hanno amministrato un po' chi più chi meno, magari la Roma ha sofferto di più, però la Juve ha rischiato di farsi sfuggire una partita che era ancora più in pugno, quindi dei meriti secondo me a tutte e due le squadre.